Stanotte ci sono stati i risultati del referendum ricatto su Pomigliano imposto dalla Fiat e dal governo. Io credo che il risultato sia complessivamente soddisfacente per la FIOM. Il 60% circa ha detto sì, il 40% ha detto no. Se consideriamo che è un referendum immorale e da regime, perché non si può dire ai lavoratori o firmi questo accordo, va in mezzo a una strada, quindi la libertà di autodeterminazione, di coscienza, di pensiero e di volontà non c'è. Io credo che il risultato sia molto buono. Oggi perde la democrazia, perdono coloro che credono nei diritti e perde quella parte della sinistra che si è genuflessa ai poteri forti, ritenendo che in questo momento di riassetto in senso autoritario del potere politico, del potere istituzionale, di uno spostamento in favore del capitale contro il lavoro e contro i diritti, si dovesse stare dalla parte del più forte. Quindi perdono i più deboli, perde chi ha sete di giustizia, perde chi crede nella difesa dei diritti, perdono i lavoratori, perde la democrazia. Però è anche un giorno straordinariamente importante. Io credo che in queste settimane si sta realizzando una consapevolezza importante nel Paese, che la difesa dei lavoratori, la difesa dello Stato sociale di diritto, la difesa del diritto di sciopero, la difesa dell'articolo 1 della Costituzione, dell'articolo 41 della Costituzione, la difesa del Parlamento, della magistratura, della libera stampa, sta unendo una parte del Paese, la sta unendo nella direzione della lotta per i diritti, per la lotta nella difesa della Costituzione. Sta crescendo la consapevolezza nel Paese, nella politica e nella società civile della straordinaria importanza della Costituzione. Io credo che si è messo in moto un grande movimento democratico, un movimento dal basso, un movimento di popolo. Io credo che è iniziato un grande percorso di partecipazione democratica che porterà un'alternativa politica alla sconfitta di un regime e alla marginalizzazione di quella parte del centro-sinistra che ha svenduto dignità in favore dei poteri forti. Il consociativismo che una parte del centrosinistra ha realizzato in questi anni si è ulteriormente dimostrata nella vicenda di Pomigliano. Io invece credo che c'è bisogno di una grande alternativa politica che parta proprio dalla vicenda di Pomigliano, dalle battaglie sulla legge Bavaglio, battaglie in difesa della magistratura, degli organi di garanzia, del lavoro come diritto, della libertà di stampa e di quei principi democratici che i nostri padri costituenti hanno voluto sul sangue della resistenza e della lotta al nazifascismo. Ed è per questo che venerdì starò in piazza a Napoli dalla parte dei lavoratori, dalla parte degli operai di Pomigliano, della Fiat, che con la schiena dritta non hanno mercanteggiato i propri diritti in cambio di un posto di lavoro. Il lavoro non è un diritto. Non può deciderlo né il governo né la Fiat.